2, 1. Buongiorno e bentrovato, come sta? Bene, bene. La radio è molto importante, naturalmente ha avuto anche più importanza. Adesso io non posso dimenticarmi le domeniche di ragazzino, di bambino, in cui si ascolta 8 calci minuto per minuto, nel minuto, per sapere cosa aveva fatto il Genoa, le altre squadre. È evidente che quando c'era la radio, non c'era la TV, la radio aveva anche un alto peso. Ivano Fossati è un mio compagno di scuola alle medie, eravamo tutti e due lunghi lunghi e magri magri, e quindi ovviamente eravamo la scoliosi, perché siccome si portava la cartella e non lo zaino, i più alti diventavano un po' storti. Poi questa canzone parla di migranti, e siccome io ho avuto due nonni migranti a New York, sembrava che fosse bello. Sono nato e ho lavorato in ogni paese e ho difeso con fatica la mia dignità. Comunque diciamo che la radio l'ascoltiamo qualche volta quando ci muoviamo con la macchina, che è una passione anche di mio figlio, quindi magari passiamo un po' di tempo in camera sua. Ah sì, ma Fabrizio D'André. Ah sì, ma le sapine, le sapine. Può fare il suo compleanno in Ligure a Fabrizio, ma domani lo faccio sempre insieme a Sting e a Bob Geldof. Dico, ma porta anche loro. Venite tu. E sono tutti qui. Beh, D'André non è solo il nostro concittadino per la nostra generazione, insomma è stato un po' quello che ha dato anima e voce una generazione, quella dei ragazzi degli anni 70, insomma. È un uomo che ha amato molto la libertà, che ho anche conosciuto personalmente, negli anni in cui ero sindaco, vice sindaco di Genova. Una cosa che mi fa molto impressione adesso è vedere quanto lo ascoltino, lo conoscano e lo amino i giovani, insomma. Tre genovani in nazionale. Speriamo tutti, e vadano anche ai mondiali. Naturalmente la presenza di questi, ma anche di alcuni giocatori importanti a Sampdoria, Palombo, Pazzini, per non dire il tormentone Cassano, testimonio di un buon momento del calcio genovese. Un grande palo, il più bel palo. No, uno per volta. Non mi serve a stare. È andato bene.